La prima cosa che si nota appena prendiamo in mano un iPhone XS Max è la solidità e la qualità costruttiva di questo smartphone, che è veramente ai vertici. Il sensore di sblocco, essendo un 3D, quindi fa una vera e propria scansione del nostro viso, non una semplice foto, come la maggior parte degli Android in commercio. È veloce, è sicura ed è un qualcosa di rivoluzionario, perché ricordiamoci che quando uscì solo lui e il Huawei Mate 20 Pro aveva questa tecnologia, e tuttora sono pochissimi gli smartphone che hanno questa tecnologia se usciamo dal mondo Apple. Il caricamento e tutte le applicazioni girano a meraviglia, essendo un dispositivo che attraverso i vari aggiornamenti si è addirittura raffinato e addirittura migliorato rispetto alla sua uscita. Quindi la velocità complessiva nel quale riusciamo a passare da un'applicazione all'altra, o riusciamo a chiudere un applicativo e aprirne uno anche pesante, è sorprendente, come è sorprendente anche la velocità e la precisione che ha la tastiera di un iPhone. Su queste dimensioni si riesce ad apprezzarla al meglio, perché vedremo che non soffriremo di battiture scorrette, quindi le parole saranno precise e non sarà frustrante scrivere magari un messaggio di testo appunto con le mani, non quindi dettandolo, e sarà veramente preciso e sarà quello che vogliamo. Anche la dettatura vocale, quindi ci riconoscerà la nostra voce, quindi andrà a scrivere al posto della battitura, è velocissimo ed è preciso, non sbaglia un colpo. Il display è spettacolare e non vira assolutamente se pieghiamo il telefono. È come vedere un quadro stampato. È un qualcosa di incredibile. Se pensiamo che un Android da 300-400 euro che troviamo in commercio abbia un display del genere, beh, probabilmente ci sbagliamo. Qui abbiamo un iPhone XS Max che, usato, ricondizionato, troviamo a circa 300 euro. E se vogliamo rimanere nel mondo Apple, non abbiamo tante alternative, considerando la dimensione del display, che non è paragonabile a un iPhone XR. Grazie alla tecnologia AMOLED e anche grazie al fatto che il display è più grande, qui è tutto ai vertici. La qualità costruttiva, il frame in acciaio, anche se si graffia, la fotocamera, gli scatti che fa nel punta e scatta, senza quindi andare poi a ritoccare o a impostare mille settaggi, sono veramente da urlo. Anche andando a zoomare abbiamo una definizione, abbiamo un dettaglio che troviamo molto raramente in uno smartphone. Ricordiamoci, non stiamo scattando con una reflex, non abbiamo un obiettivo con un'apertura focale appunto da macchina anche compatta, abbiamo un telefonino. E riuscire con un telefono a fare questi scatti non è assolutamente scontato, se pensiamo anche che abbiamo due fotocamere e quindi non abbiamo la possibilità di avere magari una quadrupla fotocamera con una dedicata al bianco e nero che fa entrare più luce come hanno diversi Huawei. Qui facciamo tutto con queste due fotocamere, ma lo facciamo bene, lo facciamo veramente bene. Abbiamo la ricarica wireless, come ormai tutti gli iPhone dall'8 in poi. È una ricarica wireless non troppo veloce, però la batteria dura e quindi non abbiamo grossi problemi. La scarica è abbastanza regolare, non ho mai sofferto, non ho mai penato per arrivare a fine giornata, anche con uso massiccio del telefono. La cosa che più mi dispiace, ma è inevitabile, è i graffi nei frame laterali, perché purtroppo, essendo d'acciaio, ne soffre. Se lo acquistiamo ricondizionato, la scritta iPhone CE e il bidoncino della spazzatura orribile, non è detto che ci sia, perché nei ricondizionati a volte il vetro, non essendo appunto originale, non può essere appunto sempre uguale, a volte non è con questi simboli. La cosa che ci fa capire che è un display originale è tutta la cornice nera, il bordo nero intorno al display, simmetrica, perfettamente uguale con i laterali. Purtroppo una volta ho acquistato su eBay un iPhone che appunto era stato ricondizionato con i piedi, perché il display era inguardabile,
il sotto, cioè la cornice inferiore, era più alta quasi il doppio delle laterali. Ho scritto al venditore, ovviamente ho fatto il reso, però ecco, questa è una cosa che vi volevo far notare. Se acquistate da siti attendibili, ovviamente Amazon in primis, ma anche altri, ho letto di molte recensioni su Trendvice oppure su Lombardo Shop, come anche su Appi, dove molti si sono trovati bene, quindi non hanno avuto grossi problemi. In questi siti è possibile anche fare il reso e quindi non vedo il motivo di andare a comprare un iPhone da 1000 euro nuovo quando con 300-350 euro si riesce a acquistare oggetti che sinceramente a livello pratico dell'uso quotidiano di tutti i giorni non cambia praticamente nulla. Certo, un iPhone 11 Pro Max è migliore anche perché ha una fotocamera ultra grandangolare che ci potrebbe essere utile in molti casi, ma di questo ne parliamo in un altro video.